Ben ritornati sul nostro blog, amici. Oggi finalmente abbiamo a disposizione un dispositivo nuovo da testare. Sono molto curioso di andare ad aprire la scatola che mi ha inviato Avidzen. Avidzen ha uno store chiamato appunto avidzenstore.it. Dopo magari nella recensione completa che scriverò sul blog inserirò anche il link appunto di questo negozio che potrete andare a visitare. Questo store diciamo che ha tantissimi dispositivi al suo interno, fra cui videocitofonia, videosorveglianza e anche vari prodotti smart molto molto interessanti. Oggi mi ha inviato un kit videocitofonico di una nota azienda, ora ve la farò vedere, sicuramente la conoscete. Sto parlando appunto di Philips. Questo kit videocitofonico, che tra l'altro ero assolutamente all'oscuro che Philips producesse, comunque questo kit videocitofonico è composto da un posto esterno e da un monitor da 7 pollici interno touchscreen, e la particolarità di questo kit è che ovviamente può inviare una chiamata al nostro smartphone se non siamo in casa, e quindi è possibile andare a rispondere direttamente dal nostro telefono se non siamo presenti all'interno del nostro appartamento. Dopo vedremo tutte queste caratteristiche, ne ha anche altre che vedremo dopo nel dettaglio. Ora sono troppo curioso di andare a aprire la confezione e vedere che cosa c'è al suo interno. Eccoci qua sul mio banco da lavoro. Prima di andare a aprire la confezione voglio fare una rapida panoramica delle icone che sono disegnate sulla scatola. Innanzitutto, come vi ho anticipato prima, esiste un'applicazione chiamata Welcome Eye, che è quella che permette di ricevere le chiamate sul proprio smartphone da remoto in caso che non siamo appunto in casa e che quindi non siamo nella possibilità di rispondere direttamente al citofono. Ovviamente l'applicazione è disponibile sia per Apple che per Android. La cosa interessante, oltre a questa funzione smart di questo videocitofono, è che ha anche una porta RFID sulla quale poter appoggiare dei tag ed andare ad attivare una delle due diciamo uscite che il posto esterno ha. Sarà possibile quindi andare a comandare un'elettroserratura oppure anche un passaggio pedonale o anche un passaggio carrabile. Uno avrà un contatto pulito mentre l'altro invece avrà un contatto sotto tensione. Il monitor interno è l'unico che deve essere alimentato con un proprio alimentatore che dopo vedremo, e la comunicazione invece fra il posto esterno e il posto interno avviene mediante un cavo a due fili che, oltre a portare la comunicazione tra i due, porta anche l'alimentazione al posto esterno. Andiamo a vedere il contenuto della confezione e cerchiamo di aprirla senza distruggere la scatola. Ecco qua. Allora, abbiamo subito in bella vista il monitor, che devo dire che è un monitor veramente molto fino. Allora, mi pare di aver letto che la comunicazione fra il monitor esterno e il monitor interno, se si vengono utilizzati due fili con una sezione di 0,75, riesce a reggere fino a 80 metri, mentre con una sezione da 1,5 mm si riesce ad ottenere anche 120 metri di distanza. Qua dentro abbiamo tasselli e viti per fissare probabilmente sia il posto esterno che il posto interno, e l'alimentatore che ci servirà per alimentare il monitor interno. Ovviamente non c'è all'interno della confezione il cavo di comunicazione tra il posto esterno e quello esterno, e qui abbiamo i famosi tag. Leggevo che i tag grigi sono quelli utente, quello giallo sarà diciamo il tag amministratore, e quello più e quello meno servirà per andare a rimuovere o ad aggiungere vari tag all'interno del nostro circuito. Oltre a questo abbiamo il libretto di istruzioni, che fortunatamente è anche in lingua italiana, e alzando il libretto di istruzioni abbiamo il posto esterno, che come vi dicevo è anche possibile, ha anche a bordo i due morsetti per quanto riguarda l'apertura dell'elettroserratura e il contatto pulito, che in questo caso è il morsetto 5 e 6. Abbiamo anche la possibilità di farlo diventare bifamiliare, oppure abbiamo la possibilità di collegare due posti esterni ad un solo circuito di monitor. Ogni abitazione può avere un massimo di tre monitor al suo interno.
Quindi in questo caso si può collegare tre monitor ad un'utenza, quindi ad un circuito, diciamo, e altri tre monitor all'altro circuito nel caso che programmiamo il posto esterno come bifamiliare. Si può cambiare tramite questi switch che sono qua, si vedono malissimo, ma magari dopo, quando andremo a cablarlo, ve li farò vedere con calma. Ecco qua che sono andato a collegare sul mio banco da lavoro i due componenti, il posto esterno e il monitor interno. Andiamo a vedere i collegamenti. Ecco qua. Allora, nei primi due morsetti del monitor andrà connesso l'alimentatore, il più a sinistra e il meno a destra, comunque saranno segnati sui morsetti. Questo sarà l'alimentatore che alimenterà tutto l'impianto. Come vi avevo anticipato, l'alimentazione andrà solo con il monitor, sul monitor, e poi il monitor comunicherà mediante questi due fili qua, in questo caso marrone e nero, che ho riportato sul posto esterno, comunicheranno e porteranno l'alimentazione appunto alla postazione fuori. Diciamo che da caratteristiche delle istruzioni, come anticipato, con un filo, una coppia di fili del 1,5 di diametro si riesce a portare la distanza fra il posto esterno e il posto interno a 120 metri, con una sezione più piccola, quindi 0,75, si riesce a portare fino ad un massimo di 80 metri. Questa ovviamente è una prova da banco, non sono consigliati questa tipologia di fili per il collegamento fra il posto esterno e il posto interno, sarebbe meglio un cavettino di quelli magari anche schermati che riducono, diciamo, il disturbo di comunicazione. Come vi dicevo prima, vediamo che ci sono presenti dei dip switch, sono due esattamente. A cosa servono questi dip switch? Vediamolo nel prospetto che abbiamo qua davanti. Il primo dip switch in alto, che poi ha due posizioni, sinistra o destra, permette il controllo di un posto esterno. Se nel caso nel nostro impianto ci fossero due posti esterni ma facenti parte della stessa casa, sul secondo posto esterno il primo dip switch andrebbe spostato sulla destra. Mentre in una situazione bifamiliare, come possiamo vedere dalle istruzioni, il primo posto esterno andrebbe posizionato su 1 sul dip switch superiore, il secondo dip switch andrebbe spostato sul 2, ma in questo caso anche il dip switch di sotto andrebbe spostato sulla parte destra, sia quello del primo posto esterno che del secondo posto esterno. Starebbe ad indicare che praticamente abbiamo una situazione di bifamiliare, una situazione di ville bifamiliari. Ogni villetta interna può montare al suo interno tre monitor ed anche eventualmente una telecamera aggiuntiva. Questa se ne potrà montare una per circuito, quindi in totale due, una per ogni appartamento. Accendiamo il monitor e andiamo a vedere un po' di impostazioni. Ed eccoci di fronte al monitor alimentato, una grafica che ricorda moltissimo Windows 8. Non so se avete avuto il dispiacere di averlo installato su uno dei vostri computer, diciamo che non amavo particolarmente quel sistema operativo di casa Windows. Comunque, nell'icona di sinistra
abbiamo la comunicazione con il posto esterno. Ovviamente quando qualcuno suonerà fuori si accenderà in automatico lo schermo direttamente con questa schermata di ripresa di quello che visualizza la telecamera del posto esterno. In basso a sinistra abbiamo un'icona che cliccandola ci permetterà di aprire la comunicazione con il posto esterno, di attivare l'elettroserratura. Ricordo che l'uscita che vi ho fatto vedere prima riguardante l'elettroserratura è alimentata a 12 volts, non è quindi un contatto pulito. Discorso inverso invece per quanto riguarda l'uscita, l'apertura del cancello. Il contatto che si attiverà premendo questo pulsante è un contatto pulito, alla quale si potrà connettere due fili che vanno sulla scheda del cancello elettrico, magari per andarla ad aprire. Invece in basso a destra vediamo il simbolino della fotografia. Cliccandolo sarà possibile salvare uno snapshot dello schermo che ritroveremo, come vedete qua verrà una piccola icona con un numero, verrà salvata direttamente nella memoria. Memoria che diciamo riesce a conservare pochissime fotografie, ma ci viene in supporto, non so se si riesce a vedere qua, uno slot per micro SD che si può anche utilizzare per registrare invece dei filmati al posto di alcuni snapshot. Questa è l'impostazione da sostituire per cambiare dallo snapshot alla registrazione del filmato. Questo filmato si sbloccherà solamente, la possibilità di selezionare il filmato si sbloccherà solamente se avremo inserito una SD all'interno del device. Qui ci sarà la possibilità di selezionare la durata della registrazione del filmato da un minimo di 10 secondi ad un massimo di 30 secondi. Mentre se andiamo ad impostare la foto sarà possibile selezionare 1, 2 o 3 snapshot consecutivi che verranno poi registrati direttamente sulla nostra memoria. Questo pulsante qui serve per mettere una sorta di non disturbare, che si può selezionare diciamo l'orario di partenza, l'orario d'arrivo, se vogliamo ad esempio non essere disturbati dal campanello di notte o comunque in momenti che riteniamo opportuni possiamo attivare questa funzione. Abbiamo invece la scelta delle suonerie. Ha delle suonerie piuttosto pittoresche, molto Nokia anni 90 style. Con questo potremo aumentare il volume o diminuirlo eventualmente, e con questo potremo aumentare o diminuire l'audio del nostro monitor. Regolazione dell'ora, data e ora, e anche impostazioni per il wifi. Attivare il wifi che si connetterà, permetterà di connettere questo monitor alla nostra rete wifi. Abbiamo anche, vediamo un po', questo pulsante qui permette di formattare l'hard disk interno, l'hard disk è la memoria interna del monitor, la memoria della SD o eventualmente riportare il nostro dispositivo allo stato di fabbrica. Vediamo adesso come funziona il nostro dispositivo con l'app da scaricare direttamente da Play Store o dallo store di casa Apple. Eccoci qua sul mio telefono, ho installato l'applicazione Philips Welcome Eye. Come prima operazione sarà necessario andare a vedere l'ottimizzazione della batteria. I dispositivi più recenti hanno un controllo intelligente dell'ottimizzazione della batteria. Ciò permette di risparmiare energia, ma comunque allo stesso tempo permette anche all'applicazione di lavorare in background. I telefoni più datati non avranno questo controllo intelligente e quindi andrà disattivata in quei telefoni l'ottimizzazione della batteria. Una volta che abbiamo installato l'applicazione sarà necessario andare sulle impostazioni del wifi e attivarlo. Io ho già proceduto a farlo successivamente cliccare il pulsante Y e cliccare questo simbolo qua per resettare le impostazioni del wifi. In questo momento il dispositivo ha accesa solamente la rete wifi, ma non è connessa a nessuna rete. Lo faremo mediante l'applicazione della Philips su
la schermata principale ci sarà l'opzione aggiungi dispositivo. Ovviamente, essendo la prima installazione, dovremo cliccare nuovo dispositivo. Qui ci dirà di fare esattamente quello che abbiamo appena fatto, ovvero resettare, ripristinare il Wi-Fi, e potremo quindi cliccare su successivo. Attendiamo che ricerchi il nuovo dispositivo. Eccolo qua che l'ha trovato. Ecco, una volta che ha trovato il dispositivo, cliccandoci sopra vi chiederà la password e la SSID della vostra rete Wi-Fi. Il videocitofono si connetterà direttamente all'applicazione. Cliccando sopra l'icona sarà possibile avviare... Scusate, disattivo l'audio, sennò c'è questo fastidiosissimo effetto Larsen. Sarà possibile avviare la videochiamata tramite il telefono e vedere in realtà quello che sta vedendo il posto esterno. Sarà possibile anche registrare e fare eventualmente delle screenshot. Questa volta non verranno salvati sull'SD presente nello schermo, ma direttamente sulla memoria del nostro telefono. Con questa opzione si va ad allargare l'immagine. Si può anche tornare indietro e cliccando la icona con la chiave, inserendo il codice che di default è 1, 2, 3, 4, 5, 6, si potrà sbloccare la elettroserratura oppure l'uscita esterna per quanto riguarda il cancello o quello che avremo connesso al contatto pulito, al secondario, al contatto pulito secondario. Sarà possibile anche premere questa icona a forma di microfono per parlare. Questa è la nota un po' negativa di questo videocitofono, in quanto si crea una sorta di effetto walkie-talkie, ovvero sarà possibile parlare solo tenendo premuto il pulsante, e in quel frangente non sarà possibile ascoltare quello che il nostro interlocutore ci dirà fino a che non rilasciamo il pulsante per parlare. Abbiamo poi le impostazioni, qui andiamo a vedere i vari dati del videocitofono. Si potrà cambiare la password di default, le notifiche per farsi notificare l'avviso della chiamata, ora dopo la andremo a vedere, e poi potremo sincronizzare il tempo dell'orologio del nostro telefono con il timer all'interno del nostro con l'orologio all'interno del nostro monitor. Ovviamente potremo anche eliminare il nostro videocitofono. Ecco, facciamo adesso una prova di suono. Come notate, vado a premere il pulsante del posto esterno e cliccando sulla notifica si va ad aprire il nostro videocitofono. Come avete notato, ero sotto rete Wi-Fi. Se farò la medesima prova disattivando il Wi-Fi, un attimo di pazienza, ecco qua che posso comunque andare a rispondere da remoto alla chiamata che viene effettuata sul posto esterno del mio videocitofono. Eccoci qua, passiamo ora alla programmazione dei tag RFID, quelli che vi avevo fatto vedere prima. Innanzitutto c'è da dire che i tag sono completamente identici fino a che non vengono programmati. Si potrebbe utilizzare qualsiasi tag, la colorazione diversa sta solo ad indicarne la funzione una volta programmati, e quindi non confondersi fra quelli che serviranno ad aprire i due accessi, che ricordo essere elettroserratura ed eventualmente anta del cancello, e i tag di configurazione. Il giallo infatti sarà il master e quello amministratore, quello che ci permetterà di entrare in fase di programmazione. Con il blu si aggiungeranno dei tag utente, e con il rosso invece si andranno ad eliminare. Per programmarli sarà necessario premere e tenere premuto per qualche secondo il pulsante di reset, che è questo pulsantino bianco che vedete sul retro del posto esterno. Premiamolo quindi per 5 secondi. Al rilascio farà 6 beep. Prendiamo quindi il tag giallo che ci servirà per iniziare la programmazione e passiamolo sopra, il beep starà ad indicare che lo ha preso. Passiamo poi il tag blu ed infine il tag rosso. Ecco qua.
Questo ci mette in condizioni di aver programmato questi tre tag. Quindi per aggiungere quelli, diciamo, utente, che poi saranno quelli che ci serviranno per andare ad aprire le due attività, quindi le due uscite, allora passare il badge blu. Sentirete 4 beep, che vorrà dire che siamo andati in modalità programmazione tag. Eccone qua. Aggiungiamo anche il secondo. E attendiamo 10 secondi. Un beep lungo indica l'uscita della modalità di programmazione. A questo punto sono programmati. E se, come vedete, se appoggio il tag velocissimamente attiverà l'elettroserratura, se invece lo lascio appoggiato per qualche secondo attiverà l'altra uscita, la secondaria. Infatti avete sentito 2 beep al posto di uno e probabilmente avete sentito anche scattare il relè. Eventualmente è possibile rimuoverli con il tag amministratore e anche con il tag rosso, oppure eventualmente aggiungerli come abbiamo fatto adesso con il tag blu, aggiungendo qualsiasi tag acquistabile su qualsiasi negozio che vende dispositivi del genere. Bene amici, anche per oggi è tutto. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali, vi ricordo il nostro indirizzo www.vincenzocaputo.com. Vi ricordo anche che siamo su tutti i social network possibili e immaginabili, Telegram, Facebook, siamo anche su Instagram e da poco siamo anche approdati su Google News, dove se ci aggiungerete potrete vedere in tempo reale le notizie che pubblichiamo via via nel nostro blog. Un saluto, alla prossima, ciao!